Buonasera e benvenuti al settimo incontro in preparazione al Sinodo Diocesano che coinvolgerà la Chiesa Aretina Cortonese e Biturgenze. Un incontro in una cornice d'eccezione perché siamo in diretta da Terzolas nella Val di Sol in Trentino. Un luogo che è caro ai promotori di questa iniziativa, ovvero alle famiglie dell'Azione Cattolica Aretina, che proprio qui ormai da anni trascorrono un momento di condivisione, spiritualità ed amicizia. E sarà proprio il ruolo della famiglia, del matrimonio cristiano, il tema al centro di questo momento di riflessione insieme, eh, il ruolo per l'appunto che la famiglia può avere non solo nella Chiesa ma nella società eh, tutta. Una riflessione che sarà guidata da Monsignor Nicolli a cui eh, tra poco lascerò eh, la parola, eh, però prima chiedo a Monsignor Riccardo Fontana di raggiungermi sul palco per un saluto. Buonasera amici e buonasera anche eh, agli amici della nostra diocesi di Arezzo Cortona San Sepolcro, ma vorrei salutare anche tutti eh, quanti dalla nostra regione toscana, sono eh, davanti al televisore o davanti al loro computer per eh, ascoltare quello che un relatore d'eccezione, Monsignore Sergio Nicolli, andrà a dire sui temi molto cari a Papa Francesco, la famiglia che è una storia d'amore che arricchisce una comunità intera. Questo è il vostro matrimonio, amici che siete coniugati, e questa è la Chiesa. Non rubo altro tempo all'oratore e vi chiedo di partecipare in modo eh, attivo e disteso a questo incontro dove stasera ciascuno di noi è protagonista, tocca a noi. Grazie eccellenza, chiamo eh, Don Fabrizio Vantini, eh, assistente generale dell'Azione Cattolica di Arezzo Cortona Sansepolcro e vicario generale della diocesi. Un saluto a tutti, è un momento bello questo per noi come diocesi e per noi come associazione, credo che ci rilanci profondamente in una responsabilità interessante e importante nel contesto storico che la nostra diocesi e la Chiesa intera sta vivendo, quello di rimettere la famiglia al centro, di ripartire dalla famiglia per evangelizzare e per vivere il Vangelo. Quindi vediamo questo incontro eh, nella consapevolezza di costruire e di vivere qualcosa di bello che riguarda la nostra diocesi, che riguarda il nostro sinodo e che riguarda anche l'esperienza cristiana. Microfono, grazie mille. E prima di dare la parola a Monsignor Nicoli, ovviamente non posso che dare spazio alla padrona di casa almeno temporanea, a Paola Forzoni, presidente dell'Azione Cattolica di Arezzo Cortona San Sepolcro. Allora, come ha detto prima Beatrice, la nostra Azione Cattolica con le famiglie, gli adulti, tutti anche i ragazzi che dopo vedremo, sono ormai diversi anni che si ritaglia questo spazio. Quest'anno l'abbiamo dedicato ai sentieri familiari per significare un po' il nostro cammino come cristiani e anche il nostro cammino quotidiano e quel cammino familiare perché si fa tutti insieme. Ecco, quest'anno la, la Sua Eccellenza ci ha voluto fare questo particolare regalo di vivere questo momento. Per noi veramente straordinario. Quindi ci scusiamo se facciamo qualche defianza. Ecco, grazie. E spero che possiamo dare un buon contributo per la nostra vita, per la nostra associazione e per la nostra diocesi. Anna, chiamerei Paola sì, Anna, Anna, che l'Azione Cattolica è sul territorio. e Quindi Trento è una diocesi come lo Arezzo Cortona Sansepolcro. E la presidente di Trento è venuta gentilmente con noi stasera, Anna. Sì, grazie, buonasera a tutti. Vi accolgo a nome dell'Azione Cattolica di Trento, anche se so che siete qua già da qualche giorno, e io penso che l'esperienza del campo scuola estivo sia veramente un, eh, un qualcosa che cementa la relazione tra le persone e quindi voi siete la dimostrazione di quanto è bello stare insieme anche nella natura che ci aiuta a, a, ad assaporare il bello del, dell'avere un sentiero familiare da condividere. Quindi buona serata a tutti. Grazie Paola, grazie signora Rigoni. Non rubo altro tempo al nostro relatore e do quindi il benvenuto sul palco a Monsignor Nicolli, parroco di Rovereto, ma già eh, direttore del, dell'ufficio dell della pastorale familiare della CEI. A lei la parola, Monsignor Nicolli. Grazie, un saluto cordialissimo a tutti voi e complimenti per questa iniziativa, tanto più che è finalizzata a un sinodo diocesano. Noi l'abbiamo vissuto molti anni fa ormai, io l'ho vissuto da giovane prete, ero segretario dell'Arcivescovo di Monsignor Gottardi, è durato due anni il nostro Sinodo ed è stata un'esperienza veramente fondamentale per il seguito del cammino della nostra Chiesa e quindi vi auguro che anche per voi l'esperienza del Sinodo, mentre è in atto, è un'esperienza fortissima che aiuta a costruire Chiesa. Non è soltanto eh, il frutto del Sinodo, cioè farete probabilmente un, 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 un testo con gli, i documenti, gli atti del Sinodo, le Costituzioni. Però la cosa più bella, secondo me, è proprio il vivere il cammino del Sinodo. Sinodo vuol dire insieme sulla strada. Anche il vostro arcivescovo è uno scout e quindi come il mio arcivescovo, Monsignor Gottardi, ha dato questo tema eh, insieme sulla strada, perché la strada è un'esperienza fondamentale dello scoutismo, vi auguro di essere insieme sulla strada anche nel costruire questo, questa esperienza e questo futuro della vostra Chiesa. Ecco, io ho preparato un piccolo schema che avete in mano e ho dato a questa relazione dopo aver parlato con l'arcivescovo il titolo Famiglia, una risorsa per la missione della Chiesa. E intendo soprattutto questo, fino a qualche decennio fa, la famiglia era considerata una utente, tra virgolette, della Chiesa cioè la Chiesa è a servizio anche della famiglia, come di tutte le persone. La, la pastorale italiana di questi anni, in particolare la pastorale familiare, ma non solo, ha fatto questa bellissima scoperta che la famiglia non è solo una utente della Chiesa, ma è protagonista nella costruzione della Chiesa. Anzi, eh, si è fatta sempre più chiara questa scoperta che il Ministero presbiterale e episcopale e ministero coniugale sono due ministeri che costruiscono chiesa in dialogo insieme. Una chiesa che vive solo del ministero ordinato rischia di diventare una chiesa clericale, cioè una chiesa che ha dei bei riti, che ha una struttura teologica interessante, però che alla fine non riesce a dialogare con il mondo. Quando invece accanto a questo ministero ordinato c'è il ministero dei coniugi, un vero e proprio ministero, poi entrerò anche in qualche particolare del, rito, del nuovo rito del matrimonio, eh, questo ministero diventa fondamentale, accanto al ministero ordinato, per costruire una Chiesa che sia davvero in dialogo col mondo, che possa farsi carico delle attese, delle speranze, delle sofferenze, del. del di un progetto di comunità che diventa Chiesa costruita sulla comunione. Parto da un testo che cito dalla Amoris Letizia di Papa Francesco, non potevo non fare questo, dove dice esplicitamente la Chiesa è famiglia di famiglie, costantemente arricchita dalla vita di tutte le Chiese domestiche. Pertanto, in virtù del sacramento del matrimonio, ogni famiglia diventa a tutti gli effetti un bene per la Chiesa. In questa prospettiva sarà certamente un dono prezioso per l'oggi della Chiesa considerare anche la reciprocità tra famiglia e Chiesa. La Chiesa è un bene per la famiglia, la famiglia è un bene per la Chiesa. La custodia del dono sacramentale del Signore coinvolge non solo la singola famiglia, ma la stessa comunità cristiana. Soltanto alcuni decenni fa la famiglia... Era considerata soprattutto un problema. La grande scoperta che si è fatta soprattutto negli anni 70, erano i miei primi anni di sacerdozio, è stata questa che, occupandosi della famiglia come problema, la famiglia era un po' il crocevia in cui si davano appuntamento tutti i problemi di, di, di varie categorie, problemi sociali. Si è scoperto che solo attraverso la famiglia era possibile rispondere a queste problematiche e che quindi la famiglia non era semplicemente un problema. Ma è stata scoperta sempre di più come una risorsa, una delle grandi risorse per costruire la Chiesa. E allora faccio due premesse: una per dire che la famiglia è fondamentale anche per lo sviluppo della persona. E qui ho citato la Redemptor Hominis di Giovanni Paolo II. L'uomo non può vivere senza amore, egli rimane per se stesso un essere incomprensibile. La sua vita è priva di senso se non gli viene rivelato l'amore, se non si incontra con l'amore, se non lo sperimenta e non lo fa proprio, se non vi partecipa vivamente. Che la famiglia sia fondamentale per lo sviluppo della persona, per uno sviluppo equilibrato, è chiaro anche guardando eh, la, la persona dal punto di vista psicologico e pedagogico. Eh, la persona eh, vive all'inizio un'esperienza, fin dall'utero materno, ma poi anche nei primi mesi, nei primi anni di vita, un'esperienza che diventa fondamentale ed è l'esperienza di essere tra le braccia di qualcuno, l'esperienza di vivere la tenerezza, l'esperienza di vivere, di imparare dalla, dalla, dalla quotidianità eh, a, a relazionarsi con, con le altre persone. Un bambino quando nasce non è capace di amare. Un bambino quando nasce è capace soltanto di assorbire l'amore, è capace di lo vediamo contento quando, eh, quando, quando eh, si sente coccolato, quando si sente tra le braccia di qualcuno, e allora è, eh, è proprio la, il contatto diretto eh, con il corpo, il, lo sguardo, eh, il tono della voce, tutto questo che dice al bambino sono contento che ci sei. E il bambino assorbe tutto questo in maniera diremmo quasi passiva, però è quell'esperienza che un po' alla volta lo stimola e lo rende capace di comunicare. Il primo sorriso di un bambino, quando il bambino ha poche settimane o un mese, è un dono straordinario, non solo per la famiglia, ma anche per chiunque incontra una, una mamma o un papà con un neonato, si fa di tutto per farlo sorridere facciamo gesti che se ci vedessimo la televisione ci sentiremmo ridicoli, no? Pur di farlo sorridere, perché quel sorriso è la prima prima bozza di risposta, il bambino che ti dice anch'io sono contento che ci sei. Sono contento che mi vuoi bene e un po' alla volta poi il bambino impara eh, apprende il linguaggio della comunicazione, impara a rispondere, questa esperienza è fondamentale. Ce ne rendiamo conto eh, soprattutto per il fatto che quando manca questa esperienza di un'accoglienza gioiosa di una, di una creatura che nasce, eh, questa esperienza, questa carenza si riflette poi eh, su, spesso su tutta la vita. Il, il cammino comincia già in discesa, quando, in salita, quando manca questa, questa esperienza dell'amore ricevuto. E questo ci dice che quando noi da cristiani diciamo che la cosa più importante è amare. Diciamo solo una mezza verità, la seconda metà della verità. La prima verità è che, che eh, noi siamo nati per essere amati prima di tutto. La cosa più importante della vita è essere amati. Se manca l'esperienza dell'amore ricevuto, è difficile poi, o è, pure, è possibile solo con un percorso faticoso, recuperare la capacità di amare. La famiglia è una risorsa anche per il benessere della società. Lo stanno scoprendo, grazie a Dio, anche le nostre comunità, le piccole comunità, ma anche la, la società più grande, la società civile, che quanto più si investe oggi sulla famiglia, tanto più abbiamo la garanzia che domani avremo una società di persone che stanno, conoscono il vivere del mondo. E purtroppo possiamo dire anche che in Italia l'investimento che si fa sulla famiglia è... Diremo quasi una miseria rispetto a quello che avviene in molti paesi del resto d'Europa. Lo si sta comprendendo sempre di più e si sta facendo bisogna dire anche sempre qualcosa di più. Però siamo lontani ancora eh, da, dall'investire come avviene in Francia, in Germania, oltre il 3% del Prodotto Interno Lordo sulla famiglia. Perché investire sulla famiglia. Sulla, sul, sul rendere sereno il percorso della famiglia, sul rendere possibile che la famiglia viva la sua dimensione sociale, questo è seminare bene per la società di domani. Qui fa impressione una, una frase, una, un, un tratto della Familiaris Consorzio che qui ho riportato, di Giovanni Paolo II, che parla proprio della dimensione politica, sociale e politica della famiglia. Dice il compito sociale delle famiglie è chiamato ad esprimersi anche in forma di intervento politico. In tal senso, le famiglie devono crescere nella coscienza di essere protagoniste della cosiddetta politica familiare ed assumersi responsabili la responsabilità di trasformare la società. E sentite questo diversamente: le famiglie saranno le prime vittime di quei mali che si sono limitate ad osservare con indifferenza. Quindi. La famiglia è importante per la crescita della persona, è importante per lo sviluppo armonioso di una vita sociale. Ed ora veniamo al cuore della, eh, di questa chiacchierata, che è la famiglia come risorsa per la missione della Chiesa. Giovanni Paolo, nella lettera alle famiglie, nel 1994, mi pare, eh, ha, ha definito la famiglia la via della Chiesa. Notate la via, non una delle tante vie ma la via della Chiesa, che è come dire, se la Chiesa non torna a casa in qualche modo, non torna a vivere la vita delle famiglie, non torna a vivere accanto alle famiglie, rischia di perdere la strada, rischia di non essere più se stessa, rischia di non avere più quel linguaggio che la, la, la rende capace di comprendere e capace di comunicare con il mondo di oggi. La famiglia, la via della Chiesa. Quindi la Chiesa che in qualche modo è chiamata... A tornare a casa, ad essere vicina alle famiglie, a, a sentirsi chiesa già a partire dall'esperienza della vita familiare. E nel direttorio di pastorale familiare si dice chiaramente che la famiglia oggi è al centro dell'azione pastorale della Chiesa e grazie a Dio nella Chiesa italiana più che in altre Chiese a livello nazionale. La Chiesa italiana ha fatto dei grandi passi su questo, a partire da quel primo documento nel 69, La eh, Famiglia Oggi in Italia. Ha fatto dei passi da gigante, cioè nel riconoscere che la, la, al centro dell'azione pastorale della Chiesa va collocata la famiglia. Dice nel numero 97 del direttorio: La pastorale familiare, in modo organico e sistematico, deve assumere un ruolo sempre più centrale in tutta l'azione pastorale della Chiesa. La famiglia è di sua natura il luogo unificante oggettivo di tutta l'azione pastorale. Sono parole pesanti queste. Il luogo unificante oggettivo di tutta l'azione pastorale. Una pastorale che prescinde dall'attenzione dal, dall alla famiglia, dal mettersi in dialogo eh, con la famiglia, dal vivere all'interno delle famiglie rischia di, per, di disperdersi, di perdere di vista il suo luogo unificante oggettivo. E in questo senso. La famiglia, come dicevo all'inizio, non è soltanto un utente della pastorale, della pastorale, è alleata della pastorale. Una pastorale autentica oggi non può prescindere dal mettere al centro la famiglia. Per, per molti anni i vescovi italiani hanno messo al centro dell'azione pastorale famiglia e giovani. È un binomio imprescindibile. Non possiamo porre l'attenzione solo sui giovani. Perché se noi poniamo l'attenzione sui giovani senza collocare questa attenzione nel contesto familiare, che poi vuol dire anche uscire dalla famiglia, non vuol dire restare sempre in famiglia, rischiamo di coltivare dei giovani incapaci di fare famiglia, incapaci di fare comunione. La Chiesa, nel direttore di pastorale familiare, dice che la Chiesa sposa di Cristo avverte con freschezza sempre rinnovata l'urgente responsabilità di annunciare celebrare e servire l'autentico Vangelo del matrimonio della famiglia. È un'affermazione molto solenne questa nel numero 8 del direttorio di pastorale familiare che fa sintesi un po' di eh, quasi 30 anni di, di, di pastorale familiare. Annunciare, celebrare e servire l'autentico Vangelo del matrimonio della famiglia. E quando dice Vangelo del matrimonio della famiglia intende due cose sostanzialmente. Dice che la Chiesa è chiamata a scoprire all'interno della parola di Dio, nel Vangelo, in tutta la scrittura, eh, tutto ciò che si riferisce all'esperienza familiare, all'amore umano, il lieto annuncio di Dio sull'amore umano. Possiamo dire che per quasi per secoli eh, è stato un po' dimenticato eh, tutto quello che nella scrittura si riferisce all'amore umano come una ricchezza, come una risorsa. Si è sempre visto, per molti, molto tempo si è visto eh, l'amore umano, la sessualità, l'affettività quasi come un pericolo. Io ricordo che nei primi anni in cui ho frequentato la teologia, io dico sempre che ho fatto la teologia, eh, l'ho iniziata nel Medioevo e l'ho finita nell'epoca moderna. C'è stato, erano gli anni del Concilio in cui si è, si è aperto un orizzonte davvero inebriante, sconfinato. Ma... Eh, nei primi anni di, di teologia ricordo che qualcuno ave, sui libri e eh, sui libri di studio della morale avevamo lo Zalba eh, lo ricorderà anche Monsignor Fontana immagino ecco, che eh, si definiva il fidanzamento come occasione prossima di peccato così era definito oggi la chiesa da decenni ormai parla del fidanzamento come tempo di grazia Capite? Questo dice lo sconvolgimento che c'è stato e il cambio totale di orizzonte, come, da, come dalla notte al giorno, da occasione prossima di peccato a tempo di grazia. Ora, io credo che ecco, il primo significato di questo Vangelo del matrimonio e della famiglia è scoprire quello che la parola di Dio ci dice in maniera rasserenante, in maniera anche responsabile, ma ci dice riguardo all'amore umano, all'affettività, alla famiglia. Ma poi dice anche un'altra cosa, dice che quando eh, una coppia, eh, una famiglia cerca di vivere con attenzione all'annuncio all del Vangelo, diventa essa stessa Vangelo. È interessante questo. Cioè, la Chiesa ha a disposizione il Vangelo, la parola di Dio, ma la stessa vita familiare, pur con tutte le sue fragilità e le sue povertà, quando è vissuta con attenzione alla luce di un disegno di amore di Dio, questa famiglia diventa essa stessa un Vangelo. Cioè, possiamo leggere attraverso le famiglie l'amore che Dio ha per ciascuno di noi. È una grande responsabilità. E quindi è qui che è a fondamento la. L'espressione che la famiglia è una ricchezza per la Chiesa, che la famiglia è indispensabile oggi per costruire Chiesa. E a questo punto eh, mi soffermo un attimino sul, sul rito del matrimonio, sul nuovo rito del matrimonio. Diciamo, continuiamo a dire nuovo, in realtà eh, è stato presentato nel 2004, quindi ha 13 anni, è ancora adolescente e risente di tutta la, la fragilità dell'adolescenza. Quando è uscito il nuovo rito. Eh, L'abbiamo presentato con la CEI a Grosseto, ricordo quattro uffici insieme: giovani, catechesi, eh, famiglia e, eh, non dire, non ricordo, e, e, e cate, giovani, catechesi, famiglia. C'era un altro ufficio che non mi ricordo più, adesso mi sfugge in questo momento. Abbiamo presentato il nuovo rito e anche la stampa ha dato risalto quasi unicamente a una espressione che sicuramente ha un significato: che quando si dice più io prendo te. Ma io accolgo te, ecco la grande novità. Se fosse tutto qui, i vescovi, in, in, eh, come diciamo, in, in 12 anni di lavoro, da quando è iniziato il lavoro sul nuovo rito, avrebbero fatto ben poco. E invece posso dire che il nuovo rito ha, ha determinato uno sconvolgimento totale nel modo in cui la Chiesa vede oggi il matrimonio cristiano. Cioè c'è una. una una rivoluzione nel modo di vedere il matrimonio. Prima era visto soprattutto dal punto di vista giuridico e dal punto di vista quasi privato. Oggi eh, possiamo dire che la Chiesa ha una visione eh, soprattutto sacramentale, che parte dal, dal dono di Dio e da una visione comunitaria. Oggi sposarsi in Chiesa non è più un atto privato. L'amore umano non è un bene privato, è un bene comune. E io ricordo ancora nei negli anni in cui mi preparavo al sacerdozio che era ancora possibile sposarsi nei rifugi di montagna. Qui c'è il Vioz, non so se siete andati sul Vioz, se riuscite andateci perché è una bella camminata, un po' 3644 metri, c'è una capellina che era spesso meta di. è un po' difficile, però vale la pena se si riesce. C'è una capellina vicino al rifugio e questa capellina era luogo di celebrazione di molti matrimoni, cioè di molte persone che dicevano: Il matrimonio è la nostra festa, andiamo dove vogliamo e ci portiamo chi vogliamo, lasciamo perdere i curiosi, ci portiamo gli intimi. No? Ecco, questo per dire la visione privatistica che c'era: è la nostra festa, certo che è la festa di chi si sposa, ma non è solo la festa di chi si sposa. Io ricordo perfino in anni lontani ma ricordo bene, un matrimonio celebrato in fondo al lago di Cei da due sommozzatori, il prete che benediva dalla barca, io non so se sarà valido quel matrimonio, ma era possibile sposarsi ovunque. Oggi è chiaro, la Chiesa è chiaro ma non è ancora assodato, non è ancora acquisita questa cosa, che il luogo proprio del matrimonio è la comunità ecclesiale, è la Chiesa dove si riunisce la comunità, eh, non ha non ha molto senso andare a cercare oggi la bella chiesa romantica dove riescono bene le foto, dove... No, oggi il luogo del matrimonio è la chiesa dove si riunisce la comunità. Perché? Perché la celebrazione del matrimonio non è un fatto privato. Anzi, nelle introduzioni al nuovo rito si dice perfino che in alcuni casi, non si può fare troppo spesso, ma in alcuni casi è anche bene celebrare il matrimonio durante l'Eucarestia della comunità. Questo lo si può fare quando sono persone che sono inserite bene nella comunità. Cioè è la festa di tutta la comunità, non è solo la festa degli sposi. E questo eh, ha bisogno ancora di molto cammino per maturare, però il nuovo rito contiene alcune cose che sono delle perle dal punto di vista della comprensione del, del, del matrimonio, del, del sacramento come un sacramento della comunità e per la comunità. Ne ho citate qui tre in particolare. Nel, già nella memoria del battesimo, il fatto che la memoria del battesimo non c'è, a, que, a quello che mi risulta, in nessun altro dei riti eh, a livello nazionale. Perché, questa, faccio una piccola parentesi, il rito del matrimonio è nato ancora nel 69, subito dopo il concilio, la prima stesura, diciamo, il libro che abbiamo avuto in mano per... Eh, per, più di 20, più, per 30 anni praticamente per celebrare i matrimoni ed era ad experimentum, cioè era sperimentale. Poi eh, dal 92 si è cominciato a lavorare per eh, rendere, eh, acquisendo un po' tutte le, 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 le scoperte che si sono fatte nel frattempo, eh, al nuovo rito e una particolarità eh, è stato, eh, la, la, il, come si dice la L'organismo della Santa Sede, che guarda la liturgia, la congregazione per il culto divino, ha elaborato un testo che però ha una particolarità molto interessante rispetto a tutti gli altri libri liturgici, che c'è la possibilità di un adattamento delle singole conferenze episcopali, cioè non deve essere come quello precedente semplicemente tradotto nelle diverse lingue, ma in ogni cultura. Eh, i Vescovi insieme con una commissione che è fatta anche di laici, di teologi, di laici deve eh, trovare il modo migliore per celebrare il matrimonio prendendo anche dalla propria cultura, dalle proprie consuetudini quello che è eh, prendibile, cioè che non è contrario allo spirito del matrimonio cristiano e così la conferenza episcopale, sostenuta anche, anche da molti laici e dalla commissione eh, nazionale eh, per la, la consulta nazionale della famiglia ha eh, elaborato un testo che contiene delle novità assolute anche rispetto a questa edizione tipica della Santa Sede, cioè la memoria del battesimo non c'è eh, nella edizione tipica Vaticana. La memoria del battesimo aggancia il sacramento del matrimonio al sacramento del battesimo, che è l'ingresso nella comunità, ma è l'ingresso non più individuale, ma in coppia. E ci sono delle espressioni nel, nel rito che sono commoventi, ne leggo questa che l'ho riportata sul, sullo schema, ravviva in tutti noi la grazia del battesimo e concedi a, si dicono i due nomi, un cuore libero e una fede ardente perché purificati nell'intimo accolgano il, il dono del matrimonio, nuova via della loro santificazione. È una strada di santità il matrimonio, non è una scorciatoia per vivere la vita in maniera così, eh, per venirne fuori in qualche modo, è una strada di santità. Una strada di santità che però eh, eh, deve eh, operare non soltanto a titolo personale, ma eh, è una strada che passa attraverso l'esperienza della vita comunitaria, dell'essere dono per la comunità. Infatti nel rito del matrimonio eh, a un certo momento c'è eh, una cosa che era imprevedibile, cioè che la, la formula di benedizione che in realtà è una vera e propria consacrazione, io la chiamo un'epiclesi. C'è stato qualche difficoltà nell'accettare da parte della Santa Sede la prima proposta del rito, proprio perché c'erano alcune cose che lo facevano assomigliare un po' troppo, forse, all'ordinazione dei presbiteri, no? Ma c'è l'imposizione delle mani, l'invocazione dello spirito. Pensate che nel rito precedente lo spirito non era nominato in nessuna parte. Imposizione delle mani, l'invocazione dello spirito. Il che vuol dire che gli sposi L'imposizione delle mani e l'evocazione dello Spirito è una, un gesto antichissimo già nella Chiesa Apostolica, che indicava la, eh, la trasformazione di una realtà privata in un bene che era di tutti. Quindi, eh, imporre le mani, eh, i diaconi, per esempio, già negli Atti degli Apostoli, vengono, eh, si invoca lo Spirito e si impongono le mani per dire questi sono ministri del servizio nella Chiesa. Nell'ordinazione dei preti e dei vescovi c'è l'imposizione delle mani in silenzio, tra l'altro è un momento densissimo, l'invocazione dello Spirito nel silenzio e l'imposizione delle mani dice che queste persone sono consacrate per diventare un dono per la comunità, un dono particolare. Anche nel matrimonio c'è questa imposizione delle mani e l'invocazione dello Spirito perché questa realtà che rimane che rimane una realtà anche povera con tutta la sua umanità, quindi la ricchezza e la povertà umana eh, non è che usciti dalla chiesa gli sposi sono diversi, però c'è una trasformazione e si dice scenda la tua benedizione su questi sposi perché segnati col fuoco dello spirito diventino vangelo vivo tra gli uomini. Ecco si impone le mani e si invoca lo spirito non semplicemente perché facciano una bella famiglia, perché siano felici, diventino Vangelo vivo tra gli uomini, nel senso che si diceva prima: cioè che guardando a loro, guardando al loro amore, si scopra quanto si scopra la buona notizia dell'amore di Dio per noi. È bellissimo questo. E, e poi, ancora nel, nel rito, c'è un momento in cui gli sposi, agli sposi vengono fatte tre domande che sono fondamentali per la validità del matrimonio e, e ci sono diverse formulazioni, siete venuti liberamente senza alcuna costrizione, siete disposti ad amarvi per tutta la vita, eccetera. Eh, C'è una, una delle opzioni possibili dove sono gli sposi stessi che si presentano e dicono compiuto il cammino del fidanzamento. Illuminati dallo Spirito Santo e accompagnati dalla comunità cristiana, l'accompagnamento diventa sostanziale, diventa fondamentale, siamo venuti in piena libertà, siamo disposti ad amarci, eh, qui ne cito soltanto una parte, e poi siamo disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarci, e poi dice: si rivolgono alla comunità. Qualche volta io ho fatto, ho chiesto agli sposi di girarsi verso la comunità, è una dichiarazione davanti alla comunità questa, perché dicono: chiediamo a voi, fratelli e sorelle di pregare con noi e per noi, perché la nostra famiglia diffonda nel mondo luce, pace e gioia. Quindi vi chiediamo di pregare per noi, non perché possiamo essere felici, perché possiamo resistere alle usure del tempo, vi chiediamo perché la nostra famiglia sia nel mondo, diffonda nel mondo luce, pace e gioia. La consapevolezza dell'essere chiamati, consacrati dallo Spirito e inviati ad essere un dono, un bene per la comunità. Io credo che questo va valorizzato di più all'interno delle nostre celebrazioni, va valorizzato soprattutto nella preparazione al matrimonio, perché la consapevolezza dell'essere un dono, una ricchezza eh, per la comunità, la si costruisce soprattutto in quella fase. La preparazione al matrimonio non è solo sapere come vanno le cose, sapere così, i particolari, eh, quali sono le regole della morale, eccetera, ma è comprendere... Che si accoglie una missione di essere dono per la comunità. Eh, con i tempi dovete dirmi voi perché io non ho l'orologio. Ah, l'orologio, però non ho guardato l'inizio quindi. <ride> Poi c'è un punto, eh, quello che ho già accennato all'inizio: che l'ordine e il matrimonio sono due sacramenti per costruire la Chiesa e devono lavorare insieme. Quindi la famiglia però accanto al ministero dei vescovi e dei presbiteri e dei diaconi. Nel Catechismo della Chiesa Cattolica si dice così, due altri sacramenti, l'ordine e il matrimonio, sono ordinati alla salvezza altrui. E già questo è un'acquisizione importante, perché sembrava che l'ordine, cioè chi si fa prete, chi sceglie la vita religiosa, è per il servizio agli altri, ma chi si sposa lo fa per se stesso, no? Qui, si afferma solennemente: sono ordinati alla salvezza altrui se contribuiscono alla salvezza personale. Questo avviene attraverso il servizio agli altri. E si conferiscono una missione particolare nella Chiesa, servono alla edificazione del popolo di Dio. Quindi, anche il matrimonio serve alla edificazione, alla costruzione del popolo di Dio. Quindi, a costruire la Chiesa. E allora diventa importante però che ordine e matrimonio siano in dialogo tra di loro. Cioè, qui tutta una, si apre una strada, non so quanto è sufficientemente percorsa nei seminari, una strada di, eh, di una scuola di comunicazione, una scuola di comunione tra i presbiteri e gli sposi. Nel nostro seminario da qualche anno è invalsa un po' la consuetudine, non accolta ancora da tutti, che nell'esperienza che fanno i seminaristi in una parrocchia, fanno due anni, poi cambiano parrocchia, si consiglia di affiancare questo seminarista a una coppia di sposi, perché vivano in maniera un po' privilegiata all'interno della famiglia, che vengono invitati a pranzo, che vivono qualche, eh, qualche giornata con loro e questo eh, li rende molto più capaci di entrare in dialogo, di conoscere davvero la, la vita della famiglia. È un'esperienza anche un po' faticosa a volte per la famiglia e per il seminarista, però dobbiamo camminare di più su questa strada e anche i presbiteri è importante che siano eh, aiutati a, ad avere fiducia delle famiglie, a non considerare le famiglie solo come un problema, perché è vero che ci sono i problemi, ci sono, oggi crescono le separazioni, i divorzi, i fallimenti, però crescono anche in qualità delle famiglie che sono capaci di essere davvero una grande ricchezza nella comunità. E dobbiamo aiutare i sacerdoti ad apprezzare questa ricchezza e a considerarla a pari dignità come il sacramento dell'ordine e a capire che solo nel dialogo insieme, valorizzando i laici, genericamente diciamo, ma in particolare quei laici. Eh, che hanno un sacramento alla, alla base della loro vita, che sono gli sposi, valorizzarli nella, vita, nella costruzione della comunità. Anche la catechesi, per esempio, eh, assume un carattere diverso quando è fatta da una coppia di sposi che quando è fatta da una persona singola. Con questo non è che disprezzo la catechesi dei singoli, eh, teniamoci, però che, eh, che mettiamo accanto a questi ragazzi, questi bambini, questi giovani che crescono anche delle coppie di sposi. Eh, passa molto di più delle cose che dicono perché passa una testimonianza che diventa fondamentale per loro io l'ho sperimentato anche nello scautismo che quelle volte che soprattutto con i ragazzi più grandi eh, c'è una coppia di sposi che fa questa vita comune e cammina insieme così passano di valori che non passano semplicemente attraverso le persone singole e da ultimo questo capitoletto sulla famiglia e il volto missionario delle parrocchie c'è stato un convegno, mi pare che sia stato nel 2001, se non sbaglio, della Chiesa italiana sul il volto missionario della parrocchia in un mondo che cambia, che è stato molto interessante. In questo cambiamento della parrocchia si è riscoperta anche la funzione della famiglia. La famiglia come la principale collaboratrice dell'azione missionaria della Chiesa. Qui il discorso sarebbe lungo. Eh, cito dal numero uno eh, per dire insomma, che... Eh, oggi c'è bisogno di un rinnovamento. La pastorale, una pastorale tesa unicamente alla conservazione della fede e alla cura della comunità cristiana non basta più. È necessaria una pastorale missionaria che annunci nuovamente il Vangelo, c'è bisogno di una vera e propria conversione che riguarda l'insieme della pastorale. Cioè oggi c'è il rischio di vedere queste, queste novità, queste, questi cambiamenti che ci vengono addosso come una valanga che ci travolgono. E io credo che invece è il momento in cui, invece che pensare a difenderci da tutto questo, pensare che abbiamo qualcosa di grande, di bello da proporre alla nostra società, eh, alle persone, ai giovani oggi, che è qualcosa di cui siamo responsabili. E in questo contesto la famiglia può diventare protagonista dell'azione missionaria. Qui, ripeto, sarebbero tanti gli esempi. Eh, penso per esempio al diffondersi della catechesi familiare. Io sto sperimentando che quando la catechesi coinvolge solo i bambini e i ragazzi, là sia un segno sicuramente, ma quando coinvolge le famiglie, anche quest'anno ho sperimentato con la seconda elementare un incontro mensile per le famiglie, non partecipano tutti, però oltre la metà siamo. Queste persone ti accorgi che vivono una dimensione diversa e ti accorgi che i loro figli eh, legano tra di loro, vivono l'esperienza familiare in una maniera diversa e che anche gli adulti stanno recuperando la fede. Ma soprattutto io vedo il cambiamento, la dimensione missionaria nella preparazione al matrimonio. Pensiamo, eh, pensiamo non so cosa, cosa succede nella vostra diocesi, ma... Eh, tra i fidanzati che vengono a fare i percorsi di preparazione al matrimonio, se abbiamo dieci coppie, quanti sono quelli che vanno messa regolarmente? Forse una coppia, due coppie, mezza coppia, dice il vicario. No, se... speriamo che almeno la mezza coppia si tiri dietro anche l'altra metà, però sono pochissimi. Ora, queste persone domandano di, di fare il matrimonio cristiano. E io sono convinto che dobbiamo smetterla di dire è per i fiori, è per l'organo, è per la, la, il romanticismo. Ormai, ormai non sono più costretti dalle famiglie, non sono più attirati solo dagli aspetti esteriori. In, in parte sì, lo riconosciamo, però dentro c'è anche la percezione che il passo che stanno per fare è talmente grande, è talmente importante per la loro vita che hanno bisogno dell'aiuto dall'alto. Hanno bisogno di capire di più. Eh, cosa serve per poter essere perseveranti nella, eh, nella vita familiare e quindi domandano la preparazione e sono disponibili alla preparazione al matrimonio io credo che cavarcela in pochi incontri per dire quattro cose è, è, è sprecare una, una occasione veramente fondamentale che invece si è valorizzata bene una, entrando in relazione con loro, con fiducia nei loro confronti, prendendo in considerazione anche i loro sentimenti, le loro attese, eccetera, è possibile fare in modo che queste persone eh, si riagganciano al, al percorso di fede. Magari non andranno a messa tutti i giorni subito dopo il matrimonio, però sentono per la prima volta un discorso di fede da adulti che non hanno mai sentito in altre occasioni. Ora io credo che la preparazione al matrimonio oggi... È l'occasione più straordinaria per riagganciare dei fidanzati al percorso di fede all'interno di una comunità cristiana. Io credo di aver già esaurito il tempo e quindi io mi fermo qui e poi ci sarà... Mi pare che c'è anche possibilità poi di un, di un dialogo e quindi magari altre cose potremmo dirle dopo. Grazie Don Sergio. Le sue parole sono state veramente illuminanti e, come dire, vanno a colmare anche una parte del nostro lavoro già svolto in questi giorni quando abbiamo appunto riflettuto su alcuni aspetti del nostro amore quotidiano questo titoletto del capitolo quarto della Moris Letizia mi è entrato nel cuore perché è proprio un, una masticazione di quella che è veramente la famiglia e abbiamo, come dire, voluto eh, chiederci come famiglie cristiane, come famiglie di azione cattolica come il nostro vivere il matrimonio o anche il nostro stare con i ragazzi la cosa preziosa che ha detto, no? I giovani eh, noi avremo anche una testimonianza dei giovani perché eh, le famiglie ci sono i bimbi, ci sono i giovani, ci sono i ragazzetti, dopo li vedremo. Ecco, come segno, quale segno profetico possiamo anche essere all'interno delle nostre comunità cristiane e anche nel nostro mondo sociale, ne ha parlato all'inizio, nei nostri lavori, nelle professioni. Perché anche là c'è bisogno di segni. Ecco, quindi credo che abbia dato veramente, come dire, sia andato a riempire, a dare ossigeno a certi spazi che già ce c'eravamo ritagliati. Ecco, noi tra i sentieri familiari sui quali abbiamo riflettuto, il primo abbiamo provato a percorrere quello della partecipazione alla vita della comunità. E ci siamo chiesti come un credente, in questo caso un laico. Consacrato nel sacramento del matrimonio possa essere eh, impegnato e come possa contribuire nei confronti delle altre famiglie, cosa delicata che anche lei più, ha più volte toccato. Ecco, eh, chi aveva l'intervento perché ci siamo un po' organizzati, prego. Sì, <coughs> buonasera, sono Carlo Gilardoni e. Leggerò <ride> tutto uh, roba mia, eh, quello che ab abbiamo appuntato. Eh, Nell'affrontare il tema della partecipazione alla vita della comunità, ci siamo chiesti quali siano gli ambiti nei quali un credente può portare il suo impegno. Un primo ambito riguarda persone e famiglie, per le quali siamo consapevoli che non sia facile trovare soluzioni dirette a problemi specifici. Riteniamo però che anche la nostra sola testimonianza di vita cristiana possa essere un esempio di come affrontare le fatiche quotidiane. Un secondo ambito è quello parrocchiale e diocesano, per il quale avvertiamo la necessità di una maggiore partecipazione per ridare impulso agli organismi pastorali in comunione con i parroci ed il Vescovo. Così come in Azione Cattolica il ruolo del Consiglio diocesano è è essenziale per una vera condivisione. Allo stesso modo riteniamo che i laici debbano avere nella vita della Chiesa una piena corresponsabilità. Deve essere come all'interno di una famiglia dove i genitori stabiliscono i punti di riferimento, ma il contributo dei figli è necessario per compiere insieme il cammino. Grazie Carlo, un altro gruppo aveva preparato un intervento, Fabio, che tra l'altro è un consigliere diocesano d'Azione Cattolica, perché qui ci sono anche vari ruoli istituzionali. Prego. Sì, praticamente di loro soffenna. Essere famiglia, secondo noi, è in particolar modo eh, essere aperti verso gli altri e non dobbiamo infatti chiuderci nel, nelle nostre mura domestiche. Mentre invece molto spesso troviamo famiglie, in particolarmente individui che sono chiusi e, e, sono, chiusi e mh, sono più che altro impegnati nel risolvere i loro problemi quotidiani. La radefazione del dialogo non ci, fa, non ci fa comprendere quanto invece sia importante condividere i nostri problemi con gli altri, perché questo naturalmente ci aiuterebbe quantomeno non tanto a risolverli, quantomeno a, a alleviarli. E, mh, Diciamo in genere manca questo spirito di carità sociale verso il prossimo, prossimo che a volte rifiuta anche l'aiuto e quindi non ci resta che seguire con fiducia la parabola del seminatore e quindi con la certezza, confidando la certezza che il qualche seme caduto produrrà proprio frutto. Grazie Fabio. Eh, Don Sergio, vuoi rispondere in fondo, fa un po' una sintesi o per tappe? siamo tutti, benissimo. Ecco, il secondo sentiero che abbiamo provato a percorrere è stato quello di come tra le fa tra famiglie ci si accoglie? Quale apertura c'è tra famiglie? Perché è una delle dinamiche che mi sembra che anche Don Sergio abbia ribadito. Quindi, a chi è la parola? Abbiamo Angela, altro consigliere diocesano d'azione cattolica, nonché anima anche lei di queste vacanze, perché... <ride> ecco, riflettendo sul tema... La parrocchia è di Montecchio, di Castiglion Fiorentino. Riflettendo sul tema dell'apertura e dell'accoglienza tra famiglie, è emerso sotto il profilo pastorale una particolare somiglianza tra famiglia e comunità cristiana. In entrambe, l'amore deve essere capace di rinnovarsi, per rispondere alle diverse esigenze di vita. L'amore si rinnova quando è capace di ascolto, di vicinanza, di accoglienza dinamica. Solo così si costruisce la vera relazione, perché tutto deve essere in un continuo divenire e evoluzione. Grazie Angela. E poi abbiamo Simone. Vieni, vieni, vieni. Lui è un camminatore, quindi non gli sta pensiero fatto falso. Parrocchia Sant'Agnese, Pescaiola, Arezzo. Eh, è un breve inciso che nasce dall'esperienza che eh, la nostra associazione sta facendo in questi giorni qui a Terzo, l'Asia soprattutto, nei bellissimi sentieri delle sue splendide, delle sue splendide, delle splendide montagne, dove eh, ognuno si fa compagno e fratello di chi cammina a fianco a lui, condividendo la, la fatica dell'ascensione. A volte anche il peso dello zaino, e dove i, i, i nostri figli sono i figli della, della nostra comunità, della nostra associazione, hanno molti sguardi, molti occhi benevoli che li guardano ed hanno anche tante mani eh, caritatevoli che, che li accarezzano. E questo eh, ci, ci insegna che. E voler bene, l'amare, eh, significa fondamentalmente mettere al centro l'altro, eh, significa eh, farsi tutti di tutti, in, in comunione proprio. E questo abbiamo maturato la convinzione in questi giorni, negli incontri che hanno preparato questo questo evento, perché lo possiamo chiamare così per la nostra associazione, eh, abbiamo maturato la convinzione che questo è, è lo spirito che deve essere presente in ogni, in ogni associazione, specialmente chiaramente un'associazione eh, cattolica, eh, partendo dalla, dalla cellula elementare della società, cioè dalla famiglia, eh, attraverso la famiglia all'associazione come... Quella nostra, ma anche come ci ha ricordato benissimo lei questa sera, anche alla Chiesa all tutta e questo era la nostra, il nostro pensiero. Grazie Simone. Allora il terzo sentiero che hanno percorso gli adulti, perché poi c'è anche un sentiero speciale per i giovani, perché c'erano anche loro, ci sono anche loro. Ben contenti noi di avere un po' di gioventù, è, è stato un sentiero un pochino di quelli delicati. Le, la gestione della crisi e la misericordia in famiglia. Ecco quindi a chi sta la parola? Leonardo, vieni. Ecco qua. Leonardo parrocchia Loro Ciffinna. Allora riflettendo sulla testimonianza cristiana del rapporto di coppia e anche nel rapporto di, naturalmente tra genitori e figli sono emersi degli aspetti condivisi e praticamente quello che secondo noi, secondo me secondo il nostro pensiero non deve mai mancare sono questi elementi naturalmente l'amore sembra banale però la cosa più importante è l'amore inteso nell'amare e soprattutto nel riuscire a farsi amare come ha ricordato prima anche Don Sergio essere disposti all'ascolto e questo naturalmente implica il fatto di essere presenti nella famiglia e di riuscire a ritagliare lo spazio e il tempo da dedicare ai figli, alla moglie, ai genitori e a, a tutti quelli che fanno parte della famiglia, appunto per alimentare il bene e eh, lo spirito familiare e questo si, si fa soprattutto riuscendo a pregare insieme anche. Poi il confronto, che non deve essere mai un conflitto, eh, sen quindi senza alzare muri, mettendosi in ascolto del dell'altro e non usando toni e modi sbagliati di, di rispondere, e, come dicevo, accettare eh, l'altro così com'è. Grazie. Grazie Leonardo e ora abbiamo Ettore. Ecco qua parrocchia di Montecchio Castiglione Fiorentino. Allora, nella nostra nella discussione abbiamo esaltato la figura di Santa Monica e il suo esempio. È lei che attraverso una preghiera costante, senza esitazioni, per il marito e, per, e verso il figlio, Sant'Agostino, ha cambiato totalmente le loro vite. E infatti Santa Monica come mamma e riponendo piena e totale fiducia in Dio, attraverso una preghiera incessante ha ottenuto la grazia della conversione. E questo eh, ci dà speranza e ci illumina a non, eh, non porre eh, fiducia soltanto nelle nostre forze, ma a fidarci completamente a Dio e allo Spirito Santo. Grazie Ettore. Allora io aggiungo una voce di persone che stasera non sono qui, se posso. Quest'anno gli adulti di Azione Cattolica hanno pensato anche ad un campo eh, nella nostra Casa Diocesana di Gello per quelli che non potevano venire su. E anche loro hanno fatto queste riflessioni, me le hanno inviate e, eh, come dire... Eh, sono più o meno condivise con quelle che abbiamo detto noi e vorrei aggiungere un pensiero perché ci sono famiglie in situazioni di malattia, di difficoltà, che non possono essere qui con noi e che so che ci seguono. Eh, ci sono persone con bimbi speciali e che non possono fare viaggi così lunghi, ma so che si stanno seguendo e che vivono con noi questo momento e che tanti momenti hanno condiviso con noi. Quindi si può fare un applauso a queste persone. Ecco. Un abbraccio a casa e loro lo sanno. Allora Don Sergio ha parlato di preparazione al matrimonio, cosa tanto delicata. Abbiamo qui con noi tra le tante persone stasera Marco Mininchin, che è il responsabile della pastorale familiare diocesana, che si occupa molto di questo aspetto. Quindi io darei la parola a lui, eh? Marco, vieni. Ti ha fatto tutti questi chilometri di qualcosa. <ride> Va bene, no, non, non voglio fare spot pubblicitari perché non è il caso. Vorrei dire però che la, come pastorale familiare della diocesi abbiamo raccolto l'invito del nostro arcivescovo di mettersi il grembiule del servizio e stiamo cercando in tutti i modi di aiutare le famiglie a ritornare o a risentirsi parte intera delle loro comunità parrocchiali. E nel territorio, nelle, nelle zone pastorali, nelle unità pastorali e di lavorare in essa e di sentirsi parte di esse e quindi di sentirsi anche cercati dalle comunità parrocchiali. Eh, nel percorso di preparazione al sacramento del matrimonio che abbiamo oramai delineato nella sua Stesura definitiva, il primo obiettivo è quello che il percorso sia condiviso all'interno della comunità parrocchiale, con un tutoraggio, con un affiancamento, con una condivisione da parte delle famiglie più esperte più grandi, più diciamo che hanno passato anche i momenti di gioia e di difficoltà perché queste nuove famiglie si sentano accompagnate, protette, custodite, coccolate, si sentano in quella intimità, in quella eh, buona novella che il Papa mette all'inizio del capitolo 4 dell'Amoris Letizia quando eh, cita l'inno alla carità. Ma non ci siamo dimenticati anche di chi eh, vive situazioni di difficoltà, di chi ha l, il cuore ferito da situazioni familiari difficili e per questo eh, ci siamo impegnati quest'anno in un... Eh, eh, cammino di accompagnamento delle famiglie che vivono situazioni eh, di eh, dissoluzione del loro matrimonio, l'abbiamo fatto proprio perché nella comunità ritrovino la strada del loro essere eh, figli di Dio e di sentirsi in essa e di camminare con essa per, la propria, per il proprio cammino di fede. E così pensando anche ai giovani lo faremo. Anche quest'anno insieme alla pastorale giovanile perché non possiamo lavorare da soli e per le famiglie che fanno il loro cammino di formazione eh, con eh, l'ufficio della catechesi stiamo pensando a alcuni cammini fatti insieme. Questo perché? Perché vogliamo veramente che sentirsi come famiglia insieme e camminare poi dentro la propria comunità parrocchiale insieme è sinodo. Ce l'ha ricordato prima. Eh, il relatore, sinodo vuol dire camminare insieme, ecco vogliamo che tutte le famiglie camminino insieme dentro la loro comunità parrocchiale e con la loro comunità parrocchiale dentro la comunità diocesana perché sia veramente sinodo, perché sia camminare insieme. Grazie di, di quello che ho avuto la gioia di ascoltare sia del relatore che da voi, mi sono preso un po' di appunti che riporterò poi insieme agli altri della pastorale familiare per lavorarci sopra e per arricchire il nostro percorso. Grazie Marco. Allora, io direi che ora possiamo dare la parola a Don Sergio se vuol fare un po', eh? poi diamo la parola ai nostri giovani che sono un sentiero speciale e importante. Anch'io ho preso diversi appunti e sarebbero tante le cose che mi stimolano, ma riprendo qualcosa così. Eh, io credo che uno dei pericoli maggiori oggi per le famiglie dovuto anche a, allo stress del lavoro, ai ritmi di vita impossibili, sia quello della solitudine, sia quello di vivere la vita familiare nella solitudine rispetto alla comunità e rispetto alle altre famiglie. E questo è anche uno dei motivi della crisi spesso. Eh, la crisi nasce proprio dal fatto di vedere soltanto i problemi che nascono in coppia o nella famiglia e di non riuscire a confrontarsi con gli altri. Allora i problemi si ingigantiscono, di fronte ai problemi ci si, si vede un muro insuperabile e a volte si cede. Io credo che dobbiamo fare di tutto e il fatto che vi incontrate eh, anche col campo di azione cattolica, col campo scuola, sia importante perché mette famiglie in relazione tra di loro. Tutto quello che mette famiglie in relazione con altre è un... Eh, è una prevenzione importantissima rispetto alle tante crisi di oggi. Eh, modi con cui mettersi insieme, ma insomma in diocesi noi abbiamo sperimentato da tanti anni ormai i gruppi famiglie che sono diffusi un po' dappertutto. Rispetto al passato eh, ho la sensazione che ci sia una certa crisi un po', eh, forse anche perché si intende un gruppo famiglie come... Qualcosa di eterno. Io ho sempre sostenuto che il gruppo famiglie deve essere una cosa, che, una realtà che si vive per alcuni anni, ma che poi, eh, che poi è giusto che finisca. Nel senso che poi l'amicizia rimane, le relazioni che si costruiscono rimangono chiaramente. ma... Eh, il gruppo dopo alcuni anni va in crisi, non sappiamo più cosa dirci, abbiamo parlato di tante cose e forse è arrivato il momento di dire: Ma eh, forse il gruppo ha già assolto la sua funzione, l'esperienza del gruppo, e magari dobbiamo pensare a cosa siamo chiamati noi come copie maturate all'interno di un cammino di gruppo per un servizio diverso alla comunità. Eh, io credo che è una, uno sviluppo eh, molto eh, apprezzabile e importante per la comunità. Che un gruppo famiglia non si chiuda in se stesso, ma che a un certo momento si interroghi se all'interno ha, ha, ha maturato nelle coppie una, una capacità di sentirsi chiamati, sentire una vera e propria vocazione ad altri servizi nella comunità. Che possono essere diversi. Ma penso al servizio, per esempio, dell'accompagnamento dei fidanzati, penso al servizio della catechesi, al servizio della conduzione di gruppi giovani, poi vabbè, il consiglio pastorale e tante altre realtà eh, sempre comunitarie. Però io credo che eh, vanno indirizzate le coppie dopo aver vissuto l'esperienza eh, del gruppo, se è stata un'esperienza ricca, sentono... Quasi automaticamente il bisogno di riciclarsi in altre. perché così si moltiplicano le relazioni e così si costruisce comunità. Per esempio, l'esperienza della catechesi familiare che stiamo facendo anche da qualche anno nella, nella mia parrocchia, nelle mie parrocchie, nel mio decanato, è molto interessante perché eh, ti accorgi davvero che, per esempio, con un gruppo che sta camminando da sette anni, dalla seconda elementare, adesso sono arrivati alla, alla, alla terza media. Eh, si è creato a parte il clima che si crea insomma, un incontro ogni mese facciamo l'incontro al mattino un'ora e mezzo, un'ora e tre quarti poi la messa insieme, poi il pranzo e questo crea, crea una, una vitalità nel gruppo e crea unità anche tra i ragazzi adesso finita questa esperienza è un gruppo che sente spontaneamente il bisogno di di, di andare avanti come gruppo famiglie ma di, di riciclarsi anche in, altre, in altri settori. Comunque la catechesi familiare credo che sia eh, vincente rispetto alla catechesi tradizionale fatta solo con i figli, perché coinvolgere i genitori naturalmente non possiamo andare a fare subito grandi discorsi di fede, sono genitori spesso lontani da un cammino di fede da tanti anni. Però se noi diciamo delle cose che rispondono alla loro sensibilità e mostriamo. L'aspetto la, avvincente del Vangelo, che ha qualche cosa da dire alla loro, vi, alla loro vita personale, alla loro vita di coppia, alla loro famiglia, alla vita della comunità, eh, vedo che aderiscono volentieri. Ehm, poi eh, è stato fatto cenno alla, alla crisi e alla misericordia. Io credo che oggi la pastorale familiare non può non occuparsi anche delle coppie in difficoltà nel senso che occuparsi delle, delle coppie in difficoltà aiuta a fare una pastorale familiare più umana, più realistica, perché quando la pastorale familiare diventasse proposta di obiettivi alti, ma non tiene conto che la vita di famiglia ha anche dei passaggi difficili, dei passaggi che possono anche portare alla morte dell'amore o comunque al fallimento di un progetto familiare, si rischia di fare una pastorale familiare. Che va su di giri, magari raccoglie alcune famiglie brave, almeno esternamente, però in realtà non tocca la vita reale, vera delle famiglie. E ho sperimentato, mh, tutti, tutti gli anni che ho fatto pastorale familiare, più o meno 22, 23 anni, che poi continuo anche da parroco, in realtà, insomma, ho sperimentato che una sensibilità particolare, un'attenzione alle, alle varie cause, alle varie tematiche, alle varie esperienze. Che, attraversano la, che, che interessano la crisi delle coppie, è qualcosa che ci aiuta a fare una pastorale familiare più incisiva. Quindi eh, creare, eh, formare persone e creare anche strutture. Io non so se avrete probabilmente un consultorio familiare di ispirazione cristiana, ecco, ce l'avete. Eh, noi ce l'abbiamo a livello diocesano, un consultorio UCIPEM, ma nella realtà dove vivo a Rovereto che è un territorio abbastanza vasto, serve per quattro decanati, 90.000 persone più o meno. Abbiamo creato un cantiere famiglia con, creando un'associazione e poi un, un, una quindicina di persone tra volontari eh, non, non professionisti e i professionisti che fanno accoglienza eh, so, e ascolto soprattutto delle coppie in difficoltà. Eh, questa esperienza è fondamentale perché può trasformare una crisi che se non è accompagnata finisce col fallimento può far diventare quella crisi un, un salto di qualità, un'occasione di crescita per la coppia. Questo è ormai dimostrato che le crisi, eh, le difficoltà, bisogna guardarle in faccia, non si possono evitare in una famiglia. Le famiglie belle che non hanno problemi, io non le conosco. O conosco famiglie che sembravano belle e poi ti accorgi che c'è una fragilità invece che esplode tutto a un tratto. Io credo che vanno, bisogna avere il coraggio di affrontare le difficoltà che nascono giorno per giorno e eh, come dire, diffondere la, la mentalità che fa comprendere che in un momento di difficoltà non bisogna vergognarsi a chiedere aiuto. Se la coppia chiede aiuto in genere esce bene da una difficoltà. Quando la coppia invece si chiude in se stessa ingigantisce sempre di più quella difficoltà e diventa una montagna insuperabile. E gli ambiti nei quali si può, la, la, la famiglia può essere utile nella Chiesa, può diventare ricchezza nella Chiesa sono tanti, però io starei attento a non pensare solo alle cose da fare. Il primo compito, il primo ministero della famiglia, il primo servizio che deve fare è quello dell'amore, del vivere bene la propria vita familiare, la vita di coppia, la vita, il rapporto con i figli. Perché qualche volta succede che delle coppie sono così impegnate nella propria comunità, il coro, il consiglio pastorale, i fidanzati, eh, che alla fine eh, vanno in crisi come coppia e a quel punto esportano solo malessere. Una famiglia deve esportare benessere di coppia, che benessere non vuol dire che non ci siano i problemi, ma vuol dire la gioia di vivere la famiglia, pur anche nelle fragilità e nelle difficoltà. Io sono convinto che la famiglia ha su le sue stagioni. C'è la stagione in cui eh, il tempo e le energie sono assorbite totalmente dalla vita di coppia. C'è il momento in cui sono assorbite soprattutto dall'educazione dei figli e c'è la stagione in cui la famiglia ha anche energie e tempo da poter dedicare all'esterno. Allora noi preti dobbiamo fare le proposte con coraggio alle famiglie. Dobbiamo però anche sentirci, essere sereni quando ci dicono... Eh, no, in questo momento non ce la sentiamo, ma non perché non siamo capaci. Quando, quando dicono non siamo capaci, facciamo insieme e un po' alla volta si diventa capaci. Ma eh, quando dicono non ce la facciamo perché siamo troppo assorbiti dal lavoro, dall'educazione dei figli, dalla relazione di coppia, da qualche difficoltà, allora dico questo è un segno di maturità. Dobbiamo valorizzare l'aiuto delle famiglie nei vari servizi, la catechesi, i fidanzati, eccetera, però dobbiamo anche rispettare... I momenti in cui la famiglia non riesce a fare niente all'esterno e in quei momenti, in quelle fasi, non dobbiamo pensare che la famiglia ha preso quasi un'aspettativa, no? Allora adesso non fa servizio. No, il primo servizio è quello dell'amore. Se attraverso il servizio del fare viene impoverita la qualità dell'essere, quella famiglia non esporta più benessere, non fa un servizio alla comunità. E forse magari avete presente anche voi esperienze così perché. Dobbiamo stare attenti a non sfruttare troppo le famiglie nel fare, ma cercare di aiutarle a capire quando è il momento del fare o il momento del vivere e del, e del vivere la pienezza dell'amore che diventa già un servizio alla comunità. E... Basta, io direi, se sennò... no. Eh. Vorrei fare, vorrei fare due domande in riferimento anche all'esperienza personale vissuta in parrocchia col gruppo, col gruppo famiglia. Ho avuto il privilegio, forse ci stanno anche guardando, quindi li saluto alcuni di loro, di andare in una parrocchia dove esisteva un gruppo famiglia e quindi ho continuato l'opera che di fatto ho visto mutare nel tempo, nei miei sette anni da parroco, con l'arrivo anche delle giovani coppie che provavo ad inserire affinché nella preparazione al matrimonio potessero realizzare quel tipo di esperienza comunitaria che diventa fondamentale per, la, per il matrimonio cristiano. Ecco, questo gruppo ovviamente fra gli alti e bassi, ma sempre ha sempre avuto una frequenza continua, anche una crescita eh, e, una, e un abbassamento anche d'età, se Dio vuole che, che significa che la cosa ha funzionato, insieme anche a coloro che a un certo punto hanno abbandonato il gruppo, forse purtroppo non sempre facendo altre cose a livello ecclesiale. Eh, però ecco, si percepisce a volte eh, la, fa, la fatica dell'andare avanti anche se c'è sempre la voglia di andare avanti, cioè la mia domanda sarebbe questa, è necessario proporre noi una conclusione al percorso diciamo, dicendo fate queste tappe, è finita adesso dovete fare altre cose oppure invece è bene che la persona maturi nel gruppo e quindi si continuano i cammini mh, cambiandoli di anno in anno eccetera. E un'altra domanda, siccome per me questa esperienza del gruppo Famiglia è stata importante, credo che nelle parrocchie ci debba essere questo tipo di proposta, potrebbe dare qualche suggerimento, non soltanto che all'Azione Cattolica, ma a quelli che appunto ci ascoltano da casa per la diocesi, per le parrocchie, qualche consiglio pratico per, chi, per cominciare e per come si comincia un'esperienza di comunità fam di famiglie in parrocchia? Naturalmente ogni, come ogni coppia, ogni famiglia, così anche ogni gruppo ha una sua storia e non si possono stabilire delle regole. Io sono propenso però, almeno per le esperienze che ho fatto con vari gruppi nel mio percorso, sono prete da 47 anni, quindi sono vecchio, ma è stata questa, che è difficile inserire delle coppie nuove, giovani, in un gruppo che va avanti da alcuni anni. È difficile, anche perché il gruppo si, eh, si trova nella necessità di dire certi discorsi li abbiamo già affrontati dobbiamo ripetere certi discorsi ogni volta che entra una coppia nuova cioè diventa una, una questione anche di metodo poi no? io sono convinto che un gruppo ha una fase di assestamento all'inizio magari entra qualche coppia nuova così però a un certo momento deve avere una sua stabilità e quelle sono le coppie che fanno un cammino insieme naturalmente aperte alla comunità non chiuse a nessuno se qualcuno domanda, è chiaro che bisogna. però io preferirei che a un certo momento da quel gruppo uscisse una coppia che si sente di partire con un gruppo nuovo e i gruppi nuovi, secondo me, è bene farli partire da subito. Eh, io quasi sempre, quando, almeno quando conosco le coppie che si sposano, no? dopo aver fatto un percorso, soprattutto se fanno il percorso un po' più lungo l'itinerario di un anno in cui si entra anche molto in confidenza, sono molto protagonisti loro del cammino. Io propongo sempre, però, state attenti perché dopo il matrimonio, grande festa, eh, il giorno dopo rimanete soli. Se voi non avete l'attenzione a mantenere i rapporti con la comunità, con altre coppie, così... Il, il lavoro vi prende, a volte hanno il problema della casa, del, hanno il mutuo da pagare, eccetera, e rischiano di restare sole e di essere abbandonati in qualche modo dalla Chiesa. Ricordo un convegno nazionale che abbiamo fatto a Abano con la pastorale familiare nazionale, e dove il primo, la prima relazione l'ha fatta Monsignor Franco Giulio Brambilla, era la prolusione iniziale, e era sul tema. Dell'accompagnamento delle giovani coppie, i gruppi famiglia, ma soprattutto con l'attenzione alle giovani coppie. Ha cominciato dicendo così: fu così che alla, sera, eh, che alla sera del giorno delle nozze la coppia rimase sola per tutto il resto della vita, drammatico, un po' enfatico, uno stile un po' di, di, di Brambilla. Però è vero che spesso dopo aver fatto una bella preparazione, averli seguiti nella fase prima del matrimonio, dopo non ci occupiamo più di loro. E loro stanno vivendo la fase più difficile della loro vita di coppia, l'assestamento della vita a due, tanto più che si sposano un po' avanti e quindi sono, eh, non sono allenati a confrontarsi. E io credo che eh, proporre alle giovani coppie, già nella fase della preparazione al matrimonio, guardate che una cosa bella che la Chiesa può fare per voi è quella di darvi l'occasione di incontrarvi ancora. Magari non gli stessi del, del, che hanno fatto il percorso insieme, ma magari anche in un gruppo interparrocchiale, se, se le parrocchie sono piccole, ma partire con gruppi nuovi, part, riprendendo in mano alcune cose già fatte durante la preparazione, però naturalmente da persone che ora vivono insieme, a parte che poi molte vivono già insieme già prima del matrimonio, insomma, no? da noi sono ormai la maggior parte. Ma credo che... Eh, è più difficile partire con gruppi di, di coppie che sono già eh, avanti con gli anni di matrimonio, è più facile partire con coppie giovani. Mi piacerebbe che dal, dal gruppo storico diciamo, venissero fuori delle coppie capaci di fare questa proposta e di farla in maniera che sia credibile, che sia anche allettante, insomma, che siano capaci di, di essere in dialogo con queste eh, e sapere. Eh, Sapere quando è ora di terminare un gruppo, beh, io non lo farei una regola che bisogna finire a tutti i costi, però a me sembra che eh, andare oltre a volte sia un ritrovarsi più per amicizia che non per fare un percorso insieme. E per per capire quando è ora di, di smettere oppure che, che qualche coppia se ne vada tranquillamente senza aver avuto la sensazione di tradire il gruppo, è quella della verifica. Ogni anno in un gruppo famiglie va proposta una verifica. La verifica è importantissima sulla qualità delle relazioni. Cosa è servito questo anno per noi? Siamo, abbiamo l'idea di continuare? Ci piace continuare? Oppure avvertiamo così una certa insoddisfazione che ci può interrogare su cosa fare di nuovo nel futuro come copie o come gruppo, ma soprattutto come copie. Cioè dare questa sensazione che le coppie che sono lì non devono restare insieme per tutta la vita, non hanno fatto nessun voto di stare insieme, ma vivono un'esperienza che può aiutarle ognuna nel suo percorso a maturare anche una scelta diversa di lasciare il gruppo e di occuparsi di altre cose. Però la verifica è fondamentale, soprattutto evitare che si sentano traditori se abbandonano il gruppo perché questo sarebbe brutto, insomma, ecco. domande, interventi, allora io chiamerei Arianna e Francesco mentre aspettiamo che vengano giù tutti i nostri ragazzi eh, che sono un po' la voce dei giovani, uno di qua e uno di là. Va, voglio stare nel mezzo della gioventù. Io al allora, posto. Te? Va, è qua. Qua, qua 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 con me. Allora questi due bei fanciulli che sono tutti Lora Suffenna. Tutte e due di Loro eh, ci hanno aiutato a riflettere su questo mh, speciale sentiero: ecco come i ragazzi vedono le nostre famiglie e anche la nostra associazione, cosa possono portare a casa? Ecco, questa è un po' la riflessione che cominciava Ariana. Allora, buonasera eh, tra le tante tematiche discusse durante questa settimana. Con il gruppo giovani, Don José, insomma è stata la nostra guida, è emerso appunto il rapporto tra i giovani e la famiglia. E ehm, alla domanda che è stata appunto a noi rivolta: concepite, capite la bellezza della, e la vo della vostra situazione familiare, del vivere insieme a delle persone che vi amano, il nostro gruppo ha risposto in maniera affermativa dicendo che ehm, apprezzano, nonostante tutte le difficoltà quotidiane che in una famiglia inevitabilmente sorgono la, la bellezza, la ricchezza che i nostri cari e anche risor le risorse che i nostri genitori, i nostri eh, parenti più prossimi pros possano darci, non solo eh, in aiuto ai nostri percorsi attuali, quindi scuola o altri contesti della nostra vita quotidiana, ma anche a quelli che diventeremo eh, in un futuro prossimo. Passiamo la parola a Francesco. Vediamo, uh, come ha già detto Arianna, abbiamo affrontato principalmente questi temi e, appunto, come si potrebbe dire? Diciamo che nella nostra società contemporanea il tipico adolescente viene spesso visto come. Appunto, un individuo che non accetta nessun tipo di regola, nessun tipo di determinazione da parte di una persona più grande di lui o anche semplicemente più esperta, ma pensa appunto di potersela cavare principalmente da solo in un contesto di una società contemporanea che diventa sempre più complessa nel passare dei giorni, come si può notare, ad esempio, dalle gravi situazioni politiche ed economiche, ma anche le varie crisi sociali. Eccetera, che avvengono in molte parti del mondo ma soprattutto anche nella nostra Europa e quindi più che altro in Italia. E appunto io vorrei soffermarmi su questo tema, ovvero sul fatto che gli adolescenti o i figli di genitori, eccetera, dicano per favore o ringraziano i loro genitori per l'affetto e l'amore che essi danno ai loro figli insegnandogli anche consigli per sapersi muovere e agire razionalmente, con senno, ma anche con emozione e sentimento all'interno appunto di una società contemporanea che in un certo senso si basa sul principio dello scarto e dell'estraneazione, di tutti ciò, di tutti coloro appunto sono considerati diversi oppure inesperti in un angolino. Diciamo se noi volessimo fare un paragone, una similitudine in un certo senso letteraria del rapporto che vi è fra i genitori e i figli, potremmo dire che ad esempio i genitori e le famiglie rappresentano la barca nel quale si trovano i figli e questa barca naviga in un mare in tempesta che appunto rappresenterebbe le avversità e le amarezze della vita che delle volte avvengono col caso. E appunto il compito dei genitori, che è rappresentato in questo caso dalla barca nel mare in tempesta, è quello di portare i figli al compimento di una vita serena, felice, ma soprattutto al cosiddetto porto, come appunto affermava il grande poeta italiano Francesco Petrarca, portare appunto l'uomo al suo compimento e alla sua crescita spirituale e morale all'interno di una società che appunto basa tutto sull'estraneazione e sullo scarto e soprattutto anche sulla discriminazione anche per ideologie che in alcuni casi si appunto rivelano giuste verso coloro di cui hanno più bisogno. Grazie Francesco, grazie Arianna. Ecco Devo dire che in questa settimana Don Cosè ha seguito i nostri giovani in una maniera splendida, grazie alla sua prima esperienza con noi, alzati. Applausi. Intanto grazie per questa Serata per questo pomeriggio, che è molto divertente perché è una storia vera condivisa con tutti i limiti. Pensate, siamo alternativi alla televisione dove è tutto perfetto, noi invece si fanno le cose come si riesce e tra di noi ci piace molto. Io volevo però eh, eh, ringraziare, intanto, i ragazzi che sono stati bravissimi anche all'Italisto, l'entrata che hanno fatto una cosa veramente perfetta no? e poi sono qui tutti intorno a me mi diverte molto io volevo dire due cose mh, veloci veloci eh, a partire da un'esperienza molto positiva che ho visto andando in giro per la diocesi quello è il mio compito e parlo di anghiari e, delle, e di tavernelle eh, una parrocchia piccola accanto a una parrocchia grande Cos'è successo? È successo un gruppo un gruppo di gente che si è messa insieme per preparare il proprio matrimonio, poi se ne sono aggiunti e poi se ne sono aggiunti ancora. E poi dopo il matrimonio si sono, si hanno seguitato a incontrarsi e seguitano, tuttora, a incontrarsi. Ed è bellissimo perché queste preparazioni al matrimonio vengono fatte con le culle, con le carrozzine, con eh, rompiscatole che fanno un giro facendo confusione. Cos'è nato da questo gruppo? Si chiama parrocchia. Noi abbiamo un concetto di parrocchia stabile e noioso anche. È sempre le solite persone eh, con i vari titoli che il linguaggio toscano eh, ama usare. Non si rinnovano mai. La famiglia è il modo per rinnovare la Chiesa. L'ha detto la nostra amica eh, prima di Castiglioni di Montecchio, veramente, eh, l'Angela, e eh, rinnova la chiesa, si, si rimischiano le carte e si va avanti in una maniera dinamica dove lo Spirito Santo ha l'azione principale, ma il segno dello Spirito Santo sono loro qui, questi ragazzi che sono la generazione che viene avanti e che fa tutte le cose bellissime che, eh, eh, che sono proprie dei bambini e che ci danno il senso del futuro e del bello. Due cose in modo particolare, non è un'analisi grammaticale, anche se abbiamo avuto... Francesco che ci ha fatto, il Lorese ci ha fatto un'esposizione, perfino citando Petrarca, eh, io eh, credo che ci sono due verbi che mi pare sono utili alla nostra chiesa diocesana e vorrei lasciarli come eh, tesoro eh, di riflessione. Don Sergio, che ha una enorme esperienza di pastorale, familiare, eravamo sui banchi della Gregoriana insieme, quella volta ha citato lo Zalba, lo Zalba che era un po' noioso, tanto noioso era. E, 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 parlava in latino, si può immaginare, era una cosa va bene, comunque, a parte questo, due verbi. Il primo verbo è comunicare e il secondo verbo è partecipare. Il verbo comunicare voi siete gli esperti delle relazioni, carini, siete voi quanti segnati, eh, eh, non voglio dire sfraghizzome noi, ma certamente quando Don Sergio, avete visto, si è quasi commosso quando ha detto che c'è l'epiclesi al momento del matrimonio, l'invocazione dello spirito, siete voi i consacrati della relazione. Noi invece abbiamo, mi fate passare permesso, permesso. Matteo, mi fai passare? Eh? Noi invece abbiamo davanti agli occhi delle monadi. Non ci abbiamo la comunità cristiana, noi abbiamo della gente che fa tutte le sue devozioni per carità una meraviglia di devozioni ma non comunica con quelli accanti accanto, ci cioè avete fatto caso perfino al segno della pace che è il minimo della comunicazione no? si tratta di dare la mano a quello che è accanto, c'è cioè qualcuno che si schifa e dopo 30 anni della riforma siamo ancora con, questa, con questo tono non si comunica vai in chiesa al alla... Anche quelli che vanno tutte le domeniche in chiesa, vorrei dire che ci si deve andare, è eh? un, un optional. Ecco. Ma eh, eh, vai lì, fai questo momento che dovrebbe essere comunione e comunicazione, sono eh, della medesima filiera. Eh? Eh, stiamo attenti perché se, se un comunicato con quello che è accanto non pretende di comunicare con Domine Dio. Questo è San Giovanni che lo dice, non sono io che conto poco. Dunque, voi siete gli esperti della comunicazione. Bisogna rammendare: questo è il mestiere da fare. Rammendare relazioni perché nelle nostre comunità, ma anche nel vostro giro d'amici. Basta lo sgarbo di qualcuno, sono più bravi i ragazzi, che al, al più finisce con una gran leticata. Ma poi dopo si riprende il discorso più o meno si riprende ecco il secondo verbo è la partecipazione qualcuno dice sono matto a indirezzino 82 anni che non si fa in Arezzo si può immaginare però o venite o venite perché se no è inutile di che la nostra chiesa eh, avrebbe potuto dovrebbe tutti i verbi del condizionale sono tutti fuori, ma senza di voi, uno per uno, non si combina nulla. Eh? Nei modi che troveremo i più adatti, oggi ci sono dei modi che semplificano la partecipazione, ma bisogna che il tuo pensiero arrivi. Se uno arriva al tuo pensiero, basta con una chiesa dove ci sono preti, i vescovi che decidono tutto. C'è un principio fondamentale che mi piace ricordare che quello che riguarda tutti va deciso da tutti. La rassegnazione, dice, diciamo, ma un si pole, un si riesce, un si, come si farà? Non servirà a nulla. Eh, voi dovete decidere, come me, siamo tutti a decidere, se siamo un po' di noiosi che si rincontrano oppure se siamo. Quel, qual, mi pare che eri te che citavi la parabola del seminatore, no, qualcuno però l'ha tirata fuori chi era? Eri te che la tiravi fuori, ecco, noi siamo quel, quel seme che il Signore ci affida e tocca a noi fare la parte degli angeli, non so, la parte degli apostoli, non so, la parte che ti pare quella che ti pare la nostra parte di lei la nostra, e fare in modo che. Eh, l'hanno chiamata azione cattolica, non seduta cattolica e invece bisogna fare in modo che torni ad essere quel fermento, si chiamava apostolato una volta ma non ha smesso di chiamarci, sì. eh, cerchiamo di fare il nostro perché tutto venga meglio. Il mio amico Don Sergio ci conosciamo da, da tanto tempo, eh, è stato generosissimo perché il 17 d'agosto veniva a ragionare con noi. Glielo facciamo un applauso per favore. Allora, eh, io direi che per finire ce l'abbiamo ancora, Riccardo, ce l'abbiamo ancora ehm, quattro minuti? Allora facciamo un, una, un giochino velocissimo. Voi siete tutta la generazione dopo così. e dopo la leggete. Ora, prima, però, si fa una... la pausa di Facciamo un, un, un giochino veloce perché voi siete, la... oh, 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 voi siete la generazione che è nata col microfono in mano, con il computer, con tutte le raffairie. Ci sapete, fa benissimo. Allora. Quelli che sono a casa non penseranno che voi siete dei bambini virtuali, voi siete reali, realissimi, tanto reali che ci avete un nome. Allora tu dici il tuo nome senza sbagliarti, poi passi il, eh, il gelato, questo si chiama gelato, lo passi a quello che è dietro, beh 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 beh, va veloce, in quattro minuti vi mi fa i nomi di tutti. Michele. Andrea. Francesco. Gabriele. Matteo. Viola. Pietro. Gianmaria, Annalisa. Chiara. Giovanni. Luigi. Emma. Giulia. Letizia. Dai, dai nomi. Dai, dai, dai. Mi... dai, Bianca. Bianca. Dai, dilo te, dilo te per lei. Bianca. 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 Diletta Alessandro Matilde aspetta, allora. <ride> Margherita Matteo, Matteo Aspetta, c'è una ragazza lì che si saltata ah, 60... oh. Matilde e poi sarà arrivata... Dai, qua. Leonardo Lorenzo Maria Gianna Allora, l'azione cattolica è come sua tradizione una famiglia di famiglie e come nostro saluto e lascito abbiamo ecco, una piccola, scritto una piccola cosa per tutti voi. Sono abituato dal leggeo. Oggi non per dirigere. Noi, famiglie di azione cattolica, nella verità e varietà che ci caratterizzano, riflettendo sul nostro amore quotidiano, ci ritroviamo in un quadro vero, pulsante, foriero di vita e di doni. Vediamo un amore che parla di una quotidianità che ci chiede ogni giorno di ribaltare la nostra mentalità, in quel cammino di conversione, indispensabile quando si dividono i passi. Nei principi già enunciati dalla Evangelii Gaudium, di realtà, unità, tempo e dimensione poliedrica, la famiglia si muove e vive. In essa il poliedro diviene un bene prezioso da sviluppare e preservare. La realtà, indispensabile, unico punto di partenza per soluzioni inculturate. Il tempo... Necessario per creare spazi di crescita e di dialogo, l'unità, fonte e sorgente della famiglia stessa. Nel pensare e costruire le nostre famiglie, così come la nostra famiglia associativa, siamo di fronte a un compito artigianale, opera delle sue e delle nostre mani, su sentieri familiari dei nostri giorni. Grazie, grazie per queste belle parole. Grazie a tutti voi per essere stati con noi. Ringrazio in particolare, prima di salutarvi, l'arcivescovo Riccardo eh, Fontana, Monsignor Nicolli, per la splendida riflessione che ci ha portato e che ci ha fatto fare. Eh, ringrazio tutte le famiglie dell'Azione Cattolica di Arezzo per eh, il supporto preziosissimo e l'accoglienza, l'Azione Cattolica di Trento, ovviamente, eh, la casa per ferie ehm, al convento di Terzolas che ci ha eh, fornito questa eh, splendida riflessione. Eh, Ambientazione e ovviamente non posso che ringraziare eh, la preziosa squadra di TSD che ha permesso questa eh, diretta. Riccardo... Riccardo Ciccarelli, Daniele Bartoli, Jonathan Barillari, da Arezzo alla messa in onda Paola Formelli, poi Rossano Corsi e la nostra direttrice Elisabetta Giudrinetti. A voi telespettatori, grazie per la cortese attenzione e arrivederci.